Prepariamo la pasta di zucchero con Ellie Slick Cakes. Cosa ci serve? 450 g di zucchero a velo comprato, 2 foglie di gelatina, 30 g di burro, 50 g di glucosio, acqua quanto basta. Inoltre ci avvaremo dell'utilizzo della planetaria con il gancio. Inizia col setacciare lo zucchero a velo in modo da renderlo ancora più fine e solubile. Una volta setacciato, versalo nella planetaria. Scalda il glucosio in un pentolino antiaderente. Dopo aver ammollato la gelatina nell'acqua, strizzala prima di aggiungerla al glucosio. Fai sciogliere il tutto senza arrivare al bollore. Adesso puoi versare la gelatina e il glucosio nella planetaria. Aggiungi poca acqua e dopo aver fermato la planetaria spingi lo zucchero dalle pareti al fondo. Dopo aver riavviato, aggiungi il burro ammorbidito. L'impasto è pronto per essere manipolato. Ricordati di spargere sul piano di lavoro lo zucchero a velo prima di versarlo. Lavora la pasta incorporando tutto lo zucchero a velo. Continua fino a quando la pasta non sarà liscia e omogenea. Ecco, la pasta di zucchero per le tue decorazioni è finalmente pronta! La pasta di zucchero è pronta. Ricordiamoci di conservarla sempre al chiuso in una pellicola, sigillata ermeticamente. Potremmo consumarla e quindi modellare o ricoprire le nostre torte fino a 3 giorni dalla data di preparazione.